c'è una bella animazione di Claudio Cancelli sulle onde monocromatiche. Eccola, questa è la direzione di propagazione dell'onda luminosa. La velocità di propagazione è indicata con C, C sarebbe C è 300.000 km al secondo, e si vede che l'onda diciamo armonica di tipo elettromagnetico, cioè l'onda monocromatica, è un'onda trasversale che ha due contributi. Ha il campo elettrico, che è questo colorato in arancione, che oscilla in modo sinusoidale, e ha il contributo del campo induzione magnetica B, che oscilla anche lui in direzione trasversale in modo sinusoidale. Quindi il campo elettrico e il campo induzione magnetica E e B sono entrambi perpendicolari alla direzione in cui si propaga l'onda elettromagnetica. Tra poco faremo scorrere l'onda, per adesso invece teniamo fisso il tempo, questo è un istante fissato e sappiamo che questo è il profilo globale dell'onda. Il profilo locale invece è quando io faccio scorrere il tempo e scelgo un punto qualunque dove mi fermo a guardare, per esempio questo punto qui. In questo punto X e in questo momento, quindi adesso io ho fissato sia la posizione che l'istante di tempo, il campo elettrico è rivolto verso l'alto e è questa freccia arancione. Questo è il punto dove ci siamo messi e il campo induzione magnetica invece è rivolto verso sinistra e è questa freccia celeste. Spostando il punto, per esempio se io mi metto qua, il campo elettromagnetico è nullo. Se io mi metto invece in quest'altro punto, il campo elettrico, che è dato dall'oscillazione arancione, è rivolto in basso, eccolo qui, e il campo induzione magnetica B è rivolto a destra, eccolo. Adesso, rimanendo fermi in questo punto, facciamo partire l'animazione virtuale e vediamo che l'onda elettromagnetica scorre alla velocità della luce e investe progressivamente il punto in cui ci siamo messi. Quindi questo, indicato da questa immagine qui, è il profilo locale. Vediamo il campo elettrico che oscilla su e giù in direzione perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda e anche il campo induzione magnetica oscilla a destra e a sinistra, anche lui in direzione perpendicolare alla direzione dell'onda. L'onda in questo momento la stiamo guardando come se guardassimo da qui, quindi l'onda sta venendo verso di noi in questa visualizzazione qua. Un periodo di oscillazione inizia adesso e termina esattamente adesso. Il campo elettrico e il campo induzione magnetica hanno fatto un'oscillazione completa. Nel frattempo tutta l'onda si è spostata in avanti di una lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda, lo sappiamo, è lo spazio, la distanza fra due creste o del campo elettrico o del campo induzione magnetica, cioè questa distanza, tanto è lo stesso.